Sì, ci giochiamo questo. Bello, questo è proprio bello. Il gioco di carte è bello. Questo se non sei dalle schifere non puoi giocare, non puoi fare niente, quindi non ci giochi. Ciao. Oh, ci giochiamo Faceless? Beh, questo è un bel gioco, di un'ambientazione secondo me surreale e spettacolare. Il problema lo sai qual è? Che lo imposti, lo piazzi tutto quanto, poi cominci a giocare, fai la prima mossa, sbagli, vai addosso al muro, hai perso la partita, il gioco è finito. Ciao. Oh, l'UniQuest, sì, questo è veramente un gioco divertente perché tu prendi con i pennarelli, devi disegnare, poi fa tutte quante le stradine, poi lo puoi far giocare ai bambini. I bambini ci giocano, che fanno? Calcano talmente tanto con i pennarelli che ti spaccano tutti quante le punte. Poi dici, vabbè, li ricompri i pennarelli, ma lo sai che i pennarelli non si trovano in nessun posto sulla faccia della terra, quindi io come ci gioco? Ciao! Postmudo. Un gioco spettacolare, eccezionale, sai per che cosa? Per le miniature. Però le miniature sai che cosa le puoi usare? Per giocare a D&D. Ma se voglio giocare a D&D, non gioca a questo gioco a D&D. Ciao. Che gioco dall'ambientazione stupenda, ma poi ma la tridimensionalità della plancia, tutto bello. C'è un piccolo problema, che se mi accorgo all'800esima partita, perché tocco a 799, che chi chiude le mura vince la partita, quando è vero Dio lo brucio. Ciao! Così. Oh, vivi una mirabolante avventura con le leggende di Andor. Poi però ci giochi, dopo 2-3 minuti che giochi capisci che i mostri girano sempre nello stesso senso, quindi tu li previeni, quindi smetti di giocarci perché li puoi schivare 3 ore prima. Ciao. Oh, il gioco di Scooby-Doo, guarda, c'è Shaggy, Vienna, tutti quanti. Poi c'ha una profondità impressionante, cioè tu hai la possibilità di usare due carte, o vado avanti o mi fermo, fine del gioco. Poi dopo se vai avanti, prendi i diamanti, sì, l'unica cosa bella, ma posso comprare un gioco per i diamanti? No, quindi to, ciao. Oh, questo è un gioco carinissimo, guarda, è bellissimo, a forma di banana, una cosa spettacolare. Dentro ci sono quelle tessere che ricordano più o meno quel gioco che si chiama, ah, sì, Scarabeo. Bella l'idea di fare il gioco Scarabeo, uguale identico, facendo solo un sacchetto a forma di banana. Ciao. Sì, ma che dire, un gioco che affronta una problematica seria, finalmente un gioco veramente bello, fatto interamente in materiali biodegradabili, talmente biodegradabili che si è già spezzata la scatola. Ciao! Wow! 12 reami, veramente carino. L'ambientazione è particolare. La meccanica invece, non lo so, ma mi sembra già tanto di averla vista. Ad esempio un gioco in particolare, Pandemic. Per quale motivo abbiamo fatto un Pandemic Fantasy? Wow, non lo so. Ciao! Mo la dico io una cosa. Questo è il gioco più bello del mondo. Ciao. How far can we get if we sail?